Le temperature tipiche di una classica domenica di gennaio hanno caratterizzato la festa di Sant'Antonio Abate, che nella mattinata di domenica 21 si è svolta tra Sarasso e San Ponso. Ancora una volta le due piccole comunità altocanavesane hanno unito le forze e allestito insieme le manifestazioni che ha visto in primo piano i contadini e gli allevatori locali, i quali hanno portato i propri mezzi in piazza Tamietti, a Sarassa. Dopo la Santa Messa, che invece si è svolta nella chiesa di San Giovanni Battista, i presenti con in testa i priori 2024, ovvero Simone Tocci e Omar Bretto, si sono quindi spostati per l'immancabile benedizione delle macchine agricole. Presenti anche i primi cittadini dei due paesi, Roberta Bianchetta e Riccardo Giganti, che hanno presenziato all'evento, il quale, dopo un rinfresco, ha visto successivamente la sfilata dei trattori per le vie salassesi per lasciare posto al momento conviviale, che si è tenuto nel Salone Polivalente di San Ponso, dove si è conclusa un'iniziativa ancora una volta riuscita e apprezzata.